Bargnano Luna, Castello Visconteo, è stata aperta oggi pomeriggio la mostra di porcellana di Liano Bertalli, organizzata dalla Pro Locoli Fagnano. Abbiamo il saluto e la presentazione della presidente Armida Macchi. Pro Loco sempre attiva, questa è una delle ultime iniziative di quest'anno dove ne avete fatte tante. Devo dire che questa qui vale e merita di essere vista, perché ormai sono 3 volte che la facciamo e veramente tutte le volte si scopre qualcosa di bello e veramente di fine e via. E Liana Ubertalli, diciamo che è la fattrice di queste bellissime cose, e merita un plauso effettivamente, perché è molto molto brava. Vi invito tutti a venirla a vedere. Siamo a Fagnano, l'artista è locale, la Pro Loco valorizza anche in questo caso l'arte locale per far vedere sempre una volta ancora che Fagnano si rafforza, viene valorizzata e si può dire che Fagnano è viva anche in questo settore. Come riesce o come avete pensato di rifare o ripresentare in un periodo comunque abbastanza di crisi una mostra come quella di oggi? Ma penso che ne valga la pena, perché ho detto prima e lo ripeto, cose così è difficile trovarle in giro, veramente fatte a mano, fatte da questa bravissima signora che lavora anche di notte. Siamo veramente felici e contenti di questa bellissima mostra. Sicuramente la Pro Loco di Fagnano si dà da fare per tutto e anche questa è una delle chicche proprio della Pro Loco. Dopo il saluto e i complimenti della presidente della Pro Loco, adesso abbiamo l'onore di avere l'artista. Tra l'altro fagnanese doc, quindi è di casa al Castello Visconteo, non è la prima volta che fa la mostra. Qual è, secondo lei, l'oggetto, la particolarità di questa mostra, che è piena di oggetti di tutte le dimensioni e colori, adatti un po' a qualsiasi gusto di un po' tutta la famiglia? Ma per la verità quest'anno mi sono dedicata un po' al Natale, nel senso che manca così poco e quindi ho fatto dei presepi che immodestamente devo dire mi sono venuti proprio bene, intanto perché le porcellane erano già belle di loro e quindi non è stato faticoso poi decorarle, però mi sono venute particolarmente bene. Mi dispiace essere poco, sono un po' presuntuosa, ecco, scusatemi. No, beh, non è tanto una presunzione quanto il fatto di una raffinatezza e un'eleganza riconosciuta, perché adesso poi mostreremo qualche primo piano di qualche oggetto e sicuramente si vede che è stato rifinito e curato anche nelle sfumature, nelle parti più particolari. Quindi insomma c'è dietro un lavoro non indifferente. Quanto tempo le occupa finire o rifinire un oggetto di quelli che abbiamo qua esposti? Ma ce ne sono alcuni che sono veloci perché sono piccoli, sono semplici, altri che sono invece molto complessi, che hanno magari necessità di 4-5 cotture. Per chi non se ne intende, significa che sono ogni cottura è un passaggio, cioè un'altra mano di colore, di pittura, di sfumatura, poi si cuoce, poi si riparte, poi si ricuoce, insomma diventa piuttosto lungo. Poi bisogna proprio un po' pensare bene a che cosa è più adatto quell'oggetto, che cosa richiede, e quindi insomma c'è anche un lavoro, diciamo, prima di mente, prima di arrivare alla mano. Si sentivano prima dei commenti positivi, ovviamente, perché intanto ha riempito la sala e ci sono davvero tanti oggetti, ma è bello anche perché è variegato e interessa un po' il gusto di tutti. Non solo un ambiente modello cucina, ma anche e soprattutto la parte natalizia, quindi è un pensiero anche per le imminenti ormai festività. Effettivamente sì, ho proprio un po' pensato prima di iniziare a lavorare che cosa era meglio fare, anche perché ormai penso che i fagnanesi siano saturi delle mie cose e quindi dovevo proprio un po' diversificare, non solo per le cose, ma per qualsiasi tipo di cose diversificare, perché in cucina ormai tutti hanno quello che io ho fatto, per cose di decoro in casa ormai tutti ce l'hanno, quindi è anche difficile trovare pezzi bianchi
che non si ripetano, perché ormai anche le ditte che fanno il bianco o sparano delle cifre che non sono accettabili per chi poi li deve dipingere e quindi eventualmente vendere, e che non sono i momenti assolutamente, perché se anche qualcuno desiderasse avere un oggetto, perché può anche essere un ricordo, perché può voler fare un piccolo regalo sotto Natale, deve anche poterselo permettere. E quindi io devo anche fare questo calcolo già quando acquisto il bianco e poi quando lo decoro, senza esagerare con dei colori che possono incidere sul costo. Quindi complimenti davvero a quest'artista fagnanese che ogni anno stupisce, ogni volta una mostra diversa. Sono pochi i soggetti che vengono riproposti, quindi vuol dire che c'è un bel ricambio direttamente alla fonte, e riesce anche in un periodo di crisi come questo ad abbinare costi e oggettistica come strumento e oggetto finale. Le dirò, l'esperienza serve. Essendo ormai la quinta volta che faccio una mostra, che la prima volta è partita per caso e senza l'intenzione di farla, ma quasi costretta dagli amici, e poi invece mi è piaciuto, e poi visto che ho un'età in cui è assolutamente necessario avere qualcosa da fare, perché altrimenti ci si fossilizza sugli anni che passano, sulla tristezza che arriva, e quindi questo mi aiuta molto molto molto. Ringraziando queste due colonne fagnanesi e appunto la Proloco per l'organizzazione, siete tutti invitati a visitare la mostra, che sarà aperta fino a domenica prossima.